Ciao a tutti! Ultimamente ho parlato soprattutto di linguistica e ho trascurato un po' la parte di letteratura e quindi questa settimana ho pensato di proporvi un piccolo video sull'Orlando Furioso di Ariosto. Sicuramente il Furioso è un'opera che quando si fa a scuola i ragazzi non detestano particolarmente, però devo dire che neanche la amano, cioè la prendono così come una cosa che si studia, può essere carina, ma niente di che. In realtà è un'opera davvero meravigliosa, molto bella, coinvolgente, ricchissima di elementi, e oltre a questo è un'opera davvero molto divertente. Quindi oggi, sempre per restare un po' sul tema della letteratura vista in chiave diversa, vi propongo un passo dell'Orlando Furioso in cui, come dire, si parla del desiderio sessuale, del desiderio erotico, in termini abbastanza divertenti. Prima di parlarvi del passo, però, giusto una precisazione sull'Orlando Furioso per chi magari non si ricordasse o non avesse mai sentito parlare di quest'opera, il fatto che l'Orlando Furioso sia divertente nasce soprattutto dall'argomento che in teoria dovrebbe essere serio, cioè l'Orlando Furioso parla di una serie di paladini della cristianità, paladini di Carlo Magno, che combattono contro i musulmani, quindi difendono la fede cristiana. Questi paladini chiaramente dovrebbero essere dei vessilli di virtù, insomma, degli esempi morali ineccepibili, di grande virtù eroica e anche cristiana proprio. Invece, nel corso del poema di Ariosto, sì, danno prova sicuramente di grande forza nelle armi e di cavalleria, ma nel corso del poema molto spesso questi paladini subiscono un procedimento che si chiama abbassamento, in virtù del quale vengono proprio appunto abbassati, cioè vengono resi ridicoli, descritti come uomini comuni, ma spesso in situazioni molto imbarazzanti. E da questo nasce il comico, cioè una situazione che magari sarebbe anche non particolarmente divertente, nel momento in cui ha come protagonista quello che dovrebbe essere un grande condottiero, risulta invece divertentissima. Questo è un po' il procedimento che è alla base del film di Monicelli, L'armata Brancaleone, che naturalmente è un esempio di comicità, insomma, fra i più alti che abbiamo soprattutto nel cinema italiano. Nel passo che vorrei leggervi, siamo alla fine tra la fine del canto decimo e l'inizio del canto undicesimo, abbiamo un paladino che si chiama Ruggero, che per via di un incantesimo si è innamorato di una donzella che si chiama Angelica, che è la donna più importante del poema e quella di cui si innamora anche Orlando, il quale proprio per amore di Angelica diventa folle, quindi furioso appunto. Quindi Ruggero è innamorato di Angelica in questo momento, non sarà sempre così per tutto il poema. Angelica era stata imprigionata si trovava legata ad uno scoglio, completamente nuda, in mezzo al mare, pronta ad essere divorata da un mostro, da un'orca marina. Ruggero, che è a cavallo di un ippogrifo, stesso che troviamo in Harry Potter, riesce a salvare Angelica, la libera, la porta via su questo ippogrifo. Quindi noi ci troviamo davanti a questa scena. Il cavaliere, che cavallerescamente, no? Secondo il codice, ha salvato la dama, se la porta via su un destriero un po' particolare, in questo caso non un cavallo, ma proprio un ippogrifo, quindi una sorta di uccello, e quindi la porta in salvo in un boschetto. Soltanto che questa bella dama, appunto, è nuda. Quindi Ruggero si trova a dover gestire le conseguenze imbarazzanti dal punto di vista fisico, della presenza della donna nuda. E Ariosto, per raccontarci questa scenetta, usa alcune metafore che diventano particolarmente divertenti proprio perché sembrano metafore alte che però in realtà stanno descrivendo una realtà piuttosto bassa ed imbarazzante. Quindi, qua siamo proprio alla fine del canto decimo, il narratore ci racconta: Quivi, cioè qui, il bramoso cavaliere ritenne l'audace corso, insomma, fermò la corsa e nel pratel discese nel prato. E fe raccorrere al suo destier le penne, ma non a tal che più le avea distese, cioè fece fermare la corsa del suo destriero, dell'uccello sul quale era seduto, ma non riusciva a fermare la corsa di un altro uccello, che chiaramente non abbiamo bisogno di specificare quale fosse. Del destrier sceso, appena si ritenne di salir altri. Sceso da una cavalcatura, cioè dal destriero, a stento riuscì a trattenersi dal salire su un altro destriero. Ovviamente possiamo immaginare su chi volesse salire Ruggero. Ma tenne l'arnese, cioè lo trattenne il fatto di avere l'armatura. Perché chiaramente il paladino, come sappiamo anche dal Carlo Martello di De André, ha anche l'ingombro, insomma, di questa armatura un po' scomoda da togliere. Quindi dice, lo fermò l'armatura. E poi ripete, l'arnese il tenne, che bisognò trarre, e contro il suo disir messe le sbarre, cioè bisognava togliersela l'armatura e quindi mise le sbarre, cioè mise il freno al suo desiderio. Quindi il canto finisce così, con questa bella immagine di Ruggero che voleva salire, insomma, su un'altra cavalcatura, ma non può farlo perché ha sta armatura fastidiosa,
Calcoliamo che l'armatura è anche un segno che dovrebbe essere di grande levatura, no? Perché è il simbolo del paladino, eccetera. Invece qua viene ridicolizzata come un ostacolo all'espressione fisica del desiderio. Quindi il canto si chiude così, con questa immagine ridicola del povero paladino che dovrebbe essere, no, appena compiuto una grande impresa, ha salvato la donzella, e invece, si ritrova a dover gestire un'impresa molto più difficile, cioè contenere l'altro uccello che vorrebbe uscire dalla gabbia, ma la gabbia è difficile da aprire e quindi non si può riuscire a soddisfare questo desiderio. Quindi, come abbiamo visto, anche le opere più importanti della letteratura che troviamo sui libri di scuola e che ci fanno studiare non sono affatto noiose, ma nascondono delle perle meravigliose di grande ironia, e tra l'altro appunto hanno dato vita anche successivamente ad altrettante rappresentazioni buffonesche appunto dei paladini anche nell'età moderna, nell'età noi contemporanea. Però per scoprire queste piccole perle, l'Orlando Furioso bisogna leggerselo, perché nei manuali di scuola sicuramente non ci sono questi passi. I passi antologizzati dal Furioso sono sempre, insomma, gli stessi: Astolfo sulla luna, Orlando che perde il senno, bellissimi naturalmente, ma è chiaro che non troveremo mai questi elementi, e forse neanche ce li aspettiamo, perché è difficile che a scuola, no, ci venga detto: ma sapete, nel Furioso trovate anche stupri, cose così, perché ci sono. E fanno molto ridere, perché in fin dei conti bisogna saper ridere un po' di tutto, e Ariosto è sicuramente un grande maestro proprio in questo, un grandissimo maestro dell'ironia. Quindi, anche se il linguaggio è un po' difficile, potete trovare una buona edizione dell'Orlando Furioso con un apparato di note sostanzioso scritto bene, che vi può permettere di leggerlo, e vi assicuro che vi farete delle risate incredibili.